Ciao ragazzi, vorrei davvero, davvero ringraziarvi per l'incredibile risultato che i social di Reparto Corse stanno ottenendo. Siamo felicissimi, quindi grazie, grazie davvero. Per chi non conosce tutti i canali su cui siamo, ecco qui un riepilogo: Instagram, YouTube, naturalmente, Facebook e TikTok. C'è anche il nostro sito che è www.repartocorsestore.it, che è un sito dove troverete dei giocattoli molto divertenti. Torniamo a noi. Allora, il titolo di questo video è come calcolare i cavalli della tua auto. Sì, sembrerà una cosa semplice, però in realtà molte volte non siamo d'accordo, nel senso che da catalogo a noi risulta un certo numero di cavalli e il proprietario dell'auto pensa di averne altri. C'è un modo oggettivo per vedere quanti cavalli ha la tua auto. Prendi il libretto di circolazione, cerca la sigla P.2 e praticamente lì sono indicati i kilowatt. Moltiplicando quel valore di kilowatt, ad esempio 51, per un numero fisso, che è sempre quello, 1,36, tu otterrai il numero di cavalli. Quindi in questo caso 51 per 1,36 viene 69, quindi la tua auto ha 69 cavalli. Devi elaborarla più presto, ma al di là di questo, tu sei sicuro che il tuo modello ha 69. Perché ve lo dico? Perché delle volte anche per un cavallo o due cavalli cambia il filtro dell'aria, cambiano delle cose. I venditori molte volte identificano una vettura in fase di vendita con un determinato cavallaggio. Quindi questa sì è la Mito 70 cavalli. Quindi chi la compra pensa di avere la Mito 70 cavalli. Magari poi ce ne ha 69 piuttosto che 71, può cambiare qualcosa. Quindi se volete sapere il numero di cavalli preciso della vostra auto e non in generale, P.2 sul libretto per 1,36. In realtà sarebbe 1,35 o qualcosa, ma non ci interessa. 1,36 va benissimo. Al prossimo video. Ciao ciao!